Presentazione del programma Eventi Natalizi 2023. Natale di dolcezza, fiducia e speranza. Le parole del sindaco Accorsi. Ferrara 30 novembre 2023, servizio di Marco Rabone per TC100 Web TV. È un Natale che profuma e dà la dolcezza del cioccolato, ingrediente protagonista per buona parte degli eventi natalizi in programma dal 1 dicembre 2023 con l'accensione delle luminarie natalizie in centro. Cioccolato che attende grandi e piccini nella cornice del centro storico di Cento. Novità di quest'anno è infatti l'allestimento in Piazza del Guercino di una vera e propria fabbrica del cioccolato che dall'8 all'11 dicembre ci intratterrà nel periodo più intenso dell'anno. La fabbrica sarà estesa su una superficie di oltre 100 metri quadrati e addobbata con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, le calecca giganti e oggetti di cioccolato, eccetera. A completare questa cornice magica, la lieve che accoglierà gli avventori della fabbrica di cioccolato, come nel mondo immaginario di Willy Wonka. I bambini saranno coinvolti in laboratori per la creazione di ricette cioccolatose e con l'aiuto degli adulti potranno realizzare anche la tavoletta dei record, ovvero una tavoletta di cioccolato lunga una decina di metri che al termine sarà condivisa con tutti i presenti. La creatività non manca, inoltre, nei laboratori dedicati alla costruzione di decorazioni per il proprio albero e altri manufatti a tema Natale. Un'esperienza immersiva adatta a tutta la famiglia prevista nei fine settimana dall'8, 15 e 23 dicembre. Nel weekend dell'8 e 15 dicembre, Piazza Guercino, durante la giornata, sarà animata da vari spettacoli di arte circense, cioè giocolieri, trampolieri, equilibristi, artisti comici, spettacoli di magia tanto amati dai bambini. L'atmosfera sarà poi riscaldata dai caroles, cantori di musiche e inni di Natale, vestiti con i loro tipici mantelli e cappelli, che si esibiranno in un percorso itinerante per il centro storico, alternati alle musiche suonate da Babbo Natale e i suoi elfo. Amici, dopo questa piccola premessa vi facciamo ascoltare l'intervento del sindaco di Cento Edoardo Accorsi e l'assessore al commercio Filippo Taddia, che spiegherà nel dettaglio gli avvenimenti che sono poi descritti nel volantino che noi alleghiamo a questo servizio. Ciao ciao amici, 100 Ferrara 30 novembre 2023, servizio di Marco Rabone per TC100 Web TV. È un Natale che profuma e dà la dolcezza del cioccolato, ingrediente protagonista per buona parte degli eventi natalizi in programma dal 1 dicembre 2023 con l'accensione delle luminarie natalizie in centro. Cioccolato che attende grandi e piccini nella cornice del centro storico di Cento. Novità di quest'anno è infatti l'allestimento in Piazza del Guercino di una vera e propria fabbrica del cioccolato che dall'8 all'11 dicembre ci intratterrà nel periodo più intenso dell'anno. La fabbrica sarà estesa su una superficie di oltre 100 metri quadrati e addobbata con centinaia di oggetti e caramelle di vario tipo, le calecca giganti e oggetti di cioccolato, eccetera. A completare questa cornice magica, la lieve che accoglierà gli avventori della fabbrica di cioccolato, come nel mondo immaginario di Willy Wonka. I bambini saranno coinvolti in laboratori per la creazione di ricette cioccolatose
e con l'aiuto degli adulti potranno realizzare anche la tavoletta dei record, ovvero una tavoletta di cioccolato lunga una decina di metri, che al termine sarà condivisa con tutti i presenti. La creatività non manca, inoltre, nei laboratori dedicati alla costruzione di decorazioni per il proprio albero e altri manufatti a tema Natale. Un'esperienza immersiva adatta a tutta la famiglia prevista nei fine settimana dall'8, 15 e 23 dicembre. Nel weekend dell'8 e 15 dicembre, Piazza Guercino durante la giornata sarà animata da vari spettacoli di arte circense, giocolieri, trampolieri, equilibristi, artisti comici, spettacoli di magia tanto amati dai bambini. L'atmosfera sarà poi riscaldata dai caroles, cantori di musiche e inni di Natale, vestiti con i loro tipici mantelli e cappelli, che si esibiranno in un percorso itinerante per il centro storico, alternati alle musiche suonate da Babbo Natale e i suoi elfo. Amici, dopo questa piccola premessa vi facciamo ascoltare l'intervento del sindaco di Cento Edoardo Corsi e l'assessore al commercio Filippo Taddia, che spiegherà nel dettaglio gli avvenimenti che sono poi descritti nel volantino che noi alleghiamo a questo servizio. Ciao ciao amici! Che sta già dando ottimi risultati di afflusso in termini di presenza di pubblico, e questo ci fa molto piacere per i discorsi che abbiamo fatto sin da ieri, ma anche perché ci fa ovviamente ben sperare su Natale, nel senso che la Pinacoteca, come sappiamo, sarà un elemento di attrazione molto importante per il nostro territorio, lo sta dimostrando sin da subito. Quindi secondo me la conferenza stampa sul Natale con il collegamento, oltre generica, ad essere felici che la Pinacoteca funzioni con il Natale, tra la Pinacoteca e il Natale, è che ci conferma subito che è un fenomeno, un elemento di grande attrazione. Questo ricadrà sicuramente in maniera molto positiva anche sul centro storico, sulle attività commerciali, sulle iniziative che oggi vi presenteremo. Il secondo elemento che ho il piacere di portare alla vostra attenzione è proprio questo: noi oggi facciamo conferenza stampa per raccontare le iniziative su Natale, che si inserisce in un filone di lavoro molto, molto preciso, molto importante, che stiamo facendo con l'amministrazione insieme all'assessore Taddia e all'assessore Bidoli sui programmi di eventi nella nostra città. Abbiamo fatto un'estate a detta dei cittadini, quindi non a detta del sindaco, molto ben riuscita, che ha visto tante presenze con un programma ricco, e poi la fiera, gli spettacoli della fiera, e adesso l'inaugurazione della Pinacoteca, che è stato un evento in sé e che ha portato con sé un weekend non solo di grandissimi eventi. E oggi ci troviamo qui a confermare questa tendenza, questa linea, questi investimenti che l'amministrazione vuole fare sugli eventi della nostra città, perché abbiamo avuto la conferma che siano un volano, oltre diciamo di socialità, che questo è importante, ma anche un volano economico per il nostro territorio, per le attività commerciali, produttive indirettamente. E lo confermo per anche il fatto, insomma, che siamo ovviamente già a lavoro sull'edizione del Carnevale, che insomma che ci sarà alla fine di gennaio, l'arrivo del Giro d'Italia. Quindi diciamo, questo mio intervento per dire che c'è un sistema di lavoro, una visione che questa amministrazione ha sugli eventi, che si conferma quotidianamente, tenendo in considerazione gli eventi più piccoli e limitati nella nostra città, ma anche di un respiro molto più grande, molto più largo, come la Pinacoteca, come il Carnevale, come la Rio del Giro d'Italia, che si inseriscono in un panorama non solo regionale, ma sicuramente nazionale. Quindi io ho finito, ovviamente rinnovo i miei ringraziamenti all'assessore Taddia, all'assessore Vidoli, che oggi non è potuto essere qui, ma sono gli artefici di questo, i principali artefici di questo lavoro, insieme agli uffici comunali che non mancano mai di sostenerci e di lavorare con noi su questo
diciamo, sui nostri obiettivi. Bene, grazie Sindaco, io mi unisco ai ringraziamenti a voi intanto perché siete stati convocati veramente last minute, quindi grazie per essere venuti. Mi collego al tema degli eventi che già, di cui già il Sindaco ha parlato, perché obiettivamente, insomma, parlare di Natale, anche se apparentemente può sembrare una cosa futile, significa parlare di comunità, parlare di centro storico, parlare di commercio. Noi abbiamo insediato un tavolo proprio con, ci siamo visti non più tardi di qualche settimana fa con dei rappresentanti del comitato commerciante, abbiamo iniziato un po' a ragionare di come interagire all'interno di questi eventi del Natale, dei prossimi che il Sindaco ha citato prima, Carnevale Giro d'Italia, oltre ad altri sui quali stiamo lavorando insieme, e ci rivedremo a stretto giro. Insomma, ci avevamo dato un appuntamento informale subito dopo l'apertura della Pinacoteca, quindi nei prossimi giorni ci vedremo. Tra l'altro ho sentito adesso Lucia Fiocchi, che non è riuscita a partecipare alla conferenza, però mi ha confermato che non ci sarà soltanto un grande albero di Natale in piazza quest'anno, ce ne saranno probabilmente una cinquantina, perché il comitato commercianti ha deciso di acquistare gli alberelli con i quali addobberanno i portici e le vetrine, e anche loro usciranno poi con una comunicazione, quindi un bel lavoro in sinergia che credo andrà ad arricchire ulteriormente la bellezza del centro storico e la sua accoglienza, che è ovviamente la cosa che cerchiamo di più. Venendo a noi, agli eventi del Natale, anzi scusa, prima di venire agli eventi del Natale, ricordo che c'è un evento del Natale, cioè questa Pinacoteca in cui siamo dentro adesso, fino al 7 gennaio, sarà completamente gratuita per tutti, non soltanto per i centesi. Anche questa è stata una scelta voluta fortemente, sia per fare un regalo, diciamo, ai cittadini, ma anche per permettere che in questo periodo così importante ci sia ancora più gente, ancora più attrattività alla nostra città, e ovviamente più che rendere questo gioiello gratuito non si poteva fare, questo lo volevo dire. Venendo invece al cartellone di eventi, che è un cartellone metaforico ma anche fisico, cominciamo domani con la tradizionale accensione delle luminarie natalizie, 16:45, festa dei nidi, ci saranno letture a cura dell'associazione Tra Rita Larera e canti, e poi nei tre weekend successivi sarà un Natale dove direi che oltre a commercio come parole chiave, quindi la possibilità di acquistare nei negozi del centro i propri regali di Natale, direi famiglie e cioccolato, perché saranno le grandi parole che lo caratterizzeranno dall'8 all'11, quindi dal pomeriggio di venerdì 8 fino a tutta la giornata di lunedì 11. Avremo questo allestimento in piazza della fabbrica del cioccolato, oltre 100 metri quadrati di struttura. Tra l'altro sono strutture nuove, quindi non ancora viste in giro, all'interno della quale succederanno numerose cose, le calette giganti, i laboratori per tutta la durata degli orari di apertura, che poi troverete in tutte le comunicazioni, i social, le affissioni e quant'altro, anche in questi volantini che poi, se volete, vi invito a prendere, così avete anche una struttura nuova. Nei tre weekend, dall'8 all'11, dal 15 al 17 e dal 23-24 dicembre, intorno, dentro la città, ci saranno poi altri eventi itineranti, quindi non installazioni fisse, però avremo spettacoli di arte circense, laboratori dedicati ai bambini, sempre alla costruzione di decorazioni per l'albero, avremo musica dei carolers, quindi cantori di musica in di Natale vestiti con i loro tipici mantelli e cappelli, che si esibiranno in un percorso per il centro storico, e avremo anche altra musica fornita da Babbo Natale e da un suo elfo. Tutte le date precise, gli orari precisi, io non me li ricordo, ma sono indicati lì, quindi non sto a leggerli. La cosa che mi preme dire è che la costruzione che abbiamo fatto insieme all'ufficio eventi, che ha fatto un grande lavoro su tutto questo Natale, e lo ringrazio, nasce proprio dall'idea di avere qualche struttura fissa, ma anche un'itineranza, quindi sono eventi che vogliamo portare in giro per il centro storico, così come in giro per il centro storico e non soltanto in piazza,
porteremo le luci di Natale, che domani saranno accese, che occuperanno insomma un grosso numero di vie del centro, e anche la filodiffusione, che ci accompagnerà, insomma, addolcerà le nostre mangiate di cioccolato con le musiche natalizie, e anche in questo caso andando a coprire non soltanto il corso del Guercino, ma anche altre vie, insomma, ci saranno un paio di installazioni sicuramente via Provenzale, via Matteotti, ma anche intorno. E, non so se ho dimenticato qualche cosa, però direi nei tre weekend, dall'8 all'11, dal 15 al 17 e dal 23-24 dicembre, intorno, dentro la città, ci saranno poi altri eventi itineranti, quindi non installazioni fisse, però avremo spettacoli di arte circense, laboratori dedicati ai bambini, sempre alla costruzione di decorazioni per l'albero, avremo musica dei carolers, quindi cantori di musica di Natale vestiti con i loro tipici mantelli e cappelli, che si esibiranno in un percorso per il centro storico, e avremo anche altra musica fornita da Babbo Natale e da un suo elfo. Tutte le date precise, gli orari precisi, io non me li ricordo, ma sono indicati lì, quindi non sto a leggerli. La cosa che mi preme dire è che la costruzione che abbiamo fatto insieme all'Ufficio Eventi, che ha fatto un grande lavoro su tutto questo Natale, e lo ringrazio, nasce proprio dall'idea di avere qualche struttura fissa, ma anche un'itineranza, quindi sono eventi che vogliamo portare in giro per il centro storico, così come in giro per il centro storico e non soltanto in piazza porteremo le luci di Natale, che domani saranno accese, che occuperanno insomma un grosso numero di vie del centro, e anche la filodiffusione, che ci accompagnerà, insomma, addolcerà le nostre mangiate di cioccolato con le musiche natalizie, e anche in questo caso andando a coprire non soltanto il corso del Guercino, ma anche altre vie, insomma, ci saranno un paio di installazioni sicuramente via Provenzale, via Matteotti, ma anche intorno. E, non so se ho dimenticato qualche cosa, però direi forse che quello che dovevo dire, un po' per darvi un'inquadratura generale, ve l'ho detto. Gli eventi, come dicevo, finiranno, ci saranno eventi il 24 di dicembre anche, che quest'anno è una domenica, e quindi anche la vigilia di Natale, sia la mattina che il pomeriggio, fino alle 16-17 ci saranno laboratori e musica in centro storico, quindi proprio andiamo fino a ridosso del Natale. E direi appunto null'altro, la comunicazione avverrà molto mezzo social, dove ci sarà anche un po' di lavoro di advertising per far conoscere la cosa anche al di fuori di centro, e poi avremo le affissioni e avremo anche della comunicazione, insomma, un po' più tradizionale, ecco, per supportare questo. Penso di non avere altro da aggiungere se non buon Natale. Le frazioni se ne occupano le varie pro loco, quindi dei vari eventi che sono stati comunque coperti in tutte le frazioni. Allora, noi stiamo ricevendo in questi giorni le varie proposte, nel senso che da varie associazioni, frazioni, arrivano richieste che ovviamente verranno inserite nel palinsesto e verranno proposte. Ancora non c'è un quadro del tutto completo, però tutto quello che arriva verrà inserito, cose stanno arrivando e verranno promosse, insomma, sempre con patrocini disponibili, patrocini, supporti e quello che servirà, e andremo anche nelle frazioni a raccontare quello che succede a Cento attraverso le affissioni e gli strumenti che dicevo prima. Sì, diciamo che avevamo l'esigenza prima di tutto di lanciare le iniziative nel centro storico, anche per motivi, diciamo, comunicativi, di far sapere che però il programma completo sarà quel programma che vede ovviamente anche tutte le iniziative che, come ogni anno, le frazioni sanno esprimere molto bene. Vorrei fare una domanda. Prego. Leggo che questo Natale è all'insegna della dolcezza, perché il cioccolato, diciamo così, è il protagonista
se non proprio così totalmente, ma è il protagonista di questo Natale. Però io volevo chiedere, secondo voi, ma anche secondo il sindaco, che Natale è quest'anno, il 2023? Per cento. Abbiamo iniziato i lavori al teatro, abbiamo inaugurato la Pinacoteca, insomma, al di là della dolcezza e degli eventi che abbiamo in questo Natale, che dobbiamo, diciamo così, applaudire l'assessore insieme all'assessore alla cultura e all'assessore al commercio Bidoli e naturalmente del lavoro coadiuvante del sindaco, ecco, però volevo, è una bellissima domanda, volevo fare un po' più rispondere là. Io la mia risposta è questa, poi l'assessore vediamo se vuole rispondere. E, è un Natale che dà grande fiducia alla nostra città, e, per fiducia e speranza quindi nel futuro della nostra città, perché hai detto bene, e, che è un po' la cosa che diciamo avevo tra le righe detto in premessa, che è un Natale che, come tutti i Natali, regala dolcezza, anche insomma questo è quasi scontato, ma che pone le proprie basi su un lavoro che si sta facendo, che è stato fatto in questi anni, che sta iniziando a vedere i propri frutti a partire dalle politiche sugli eventi, dalla visione che l'amministrazione ha sugli eventi, ma anche sui risultati concreti come l'inaugurazione della Pinacoteca, l'inizio dei lavori del Teatro Borgatti e tante altre cose che, come sapete, siccome siete la stampa e siete sempre bene informati, inizieranno a vedere la propria realizzazione, alcune durante il 2024, altre nel 2025, quindi la risposta è un Natale di grande fiducia, ovviamente, per fare la parte un po' più, diciamo, tra virgolette, non dico seria, però seriosa, speriamo che sia, cioè la volontà in un periodo storico comunque complicato per tutti, anche per gli enti locali, la volontà di investire delle risorse in iniziative come queste, lo si fa anche nella consapevolezza che si vuole regalare alla città, si vuole permettere alla città di avere in un periodo storico molto complicato per famiglie, imprese e tutte le persone, e anche un momento di svago e di, diciamo, relax, di divertimento per i nostri bambini, per le nostre bambine, cioè cercare di vedere anche la cosa sotto una lente, diciamo così, di socialità, che è stata la scelta che facevamo anche l'anno scorso, quando in piena emergenza legata all'aumento dell'energia confermammo le luminarie natalizie, al contrario di alcuni comuni che legittimamente e giustamente fecero delle scelte diverse. Quindi si inserisce un po' in questo film qua. Non so se la quando vengono queste domande filosofiche, sindaco filosofeggia, io mi aggiungo solo una cosa che va, credo, a concludere le cose che ha detto lui e che condivido finalmente. Il Natale è un periodo intorno al quale, in cui ci si stringe intorno a qualcosa, no? Ci si stringe in famiglia, ci si stringe intorno all'altro. Quello che si è visto la settimana scorsa con l'inaugurazione della Pinacoteca è che anche la città voglia di stringersi intorno a qualcosa, quindi spero davvero, credo, anzi non spero, che sarà un momento in cui la città si stringerà intorno a se stessa e scoprirà o riscoprirà, se qualcuno poi l'ha dimenticato, la piacevolezza di essere comunità. Quindi credo che questi eventi, le luci, la filodiffusione e tutto quanto convoglieranno verso una piacevolezza che in momenti non semplici, specie alla fine dell'anno, quando ognuno tira le somme anche di com'è andata, spero che possa essere un momento per ritrovarsi e godersela un po', che ce n'è tanto bisogno, anche di un pezzo di cioccolato in più magari. Ma prima che sia Natale, faccio una domanda io. Il Natale rende più buoni anche i rapporti con i commercianti? C'è stato un attimino il Natale rende più buoni tutti in realtà, quindi anche i rapporti con i commercianti che in realtà sono buoni. Insomma, l'ho detto prima, ci siamo visti un mesetto fa, abbiamo insediato un... Non hai detto come è andato? È andato molto bene, tanto è vero che appunto, come dicevo prima, Lucia non è riuscita a venire perché aveva dei clienti in negozio, quindi sono molto contento che non sia riuscita a venire, che sia in negozio, però loro si sono fatti avanti in maniera proprio
positiva, dando, facendo richieste, hanno detto: guarda, secondo noi andrebbero fatte una serie di cose, una serie di eventi, una serie di iniziative, e su quella base abbiamo aperto un tavolo di discussione che comprende il Natale, che comprende il Carnevale, e quindi abbiamo iniziato a fare un ragionamento tale per cui loro hanno deciso poi di addobbare i portici, come avete visto, di acquistare gli alberelli. Insomma, c'è una situazione, secondo me, in divenire positivo, ecco, per cui sono contento di come sta andando, ci rivedremo presto, e penso che tutto questo faccia molto bene al centro storico. Sì, anche poi a breve, finita l'organizzazione qua, siete già dietro a organizzare il Carnevale. Il Carnevale è in gennaio quest'anno, quindi siamo i commercianti. Sì, no, infatti ripeto, ci siamo dati a appuntamento appena dopo la Pinacoteca, anche per capire se ci saranno loro interazioni specifiche con gli eventi, perché i bar hanno detto forse facciamo qualche aperitivo o qualcosa, e nel discorso che facevamo prima anche quelli poi andranno, se ci saranno, ma posso anche immaginare che qualcosa ci sia, integrare. Concludo la domanda sui commercianti: sono stati soddisfatti della riapertura della Pinacoteca? Cioè, come l'hanno vissuta loro dal loro punto di vista turistico? Perché io ho visto molte comitive venire qua, c'è stata finalmente un po' di soddisfazione anche da parte loro? Io sull'apertura della Pinacoteca non ho sentito un parere negativo da alcuna categoria, compresi i commercianti con i quali ho parlato di recente, che tutti mi hanno detto molto bella, è un grande, molto bella, molto bella illuminata, tra l'altro, quindi da questo punto di vista io ho ricevuto soltanto pareri positivi, importanti e anche orgogliosi, che era quello che mi aspettavo. Non so se tu hai avuto percezioni diverse, però mi sembra che tutta la città, in tutte le sue categorie, abbia risposto. Quindi, insomma, la Pinacoteca qua è un punto di partenza dietro qua la comunità si ritrova finalmente. Sì, noi di questo siamo sempre stati convinti, noi, cioè io ormai mi ho stordito nel ripetervi che per noi, nella visione di questa amministrazione, il vero recupero della nostra città, il vero recupero del nostro centro storico passa prima di tutto dal recupero post-sisma degli edifici ancora inagibili. Quindi questo non sono fermamente convinto, non so se ho ragione, questo lo vedremo fra qualche anno. Di sicuro l'evento di sabato, una piccola conferma, ce l'ha data, più di 1000 persone sabato mattina, che l'inaugurazione è una cosa mai vista in questa città, e tutto quello che diceva l'assessore adesso, e già ieri credo più di 150 ingressi in un mercoledì, e notizie di domenica, comitive di turisti organizzati che venivano, cioè, quindi non è che lo diciamo noi per autodarci o non darci, è un dato di fatto, ecco, quindi secondo me può essere, per rispondere alla tua domanda, è strategico per la ripartenza, quindi, motivo per cui dal giorno dopo che abbiamo inaugurato la Pinacoteca ho detto adesso a testa bassa continuiamo sul teatro e su quello che ci manca, quindi dopo insieme a riprendere possesso di questi luoghi ci vuole queste cose qui, le iniziative del volontariato, cioè ci vuole tutto il contorno che rende diciamo fruibile e accattivante venire in centro storico, venire a Cento, passarci un weekend. Stiamo lavorando sulla convenienza alberghiera, quindi a breve, insomma, secondo me la città sarà in grado di esprimere anche lì una risposta che fino ad ora non è riuscita a dare, e quindi c'è, cioè, tutta una serie di elementi per cui dicevo ho fiducia nel futuro. Sì, ho voluto solo approfondire la storia dei commercianti, perché insomma, è stata abbastanza eclatante la loro uscita, e quindi noi lavoriamo per le cose che vengono bene per tutti, noi ci impegniamo a far sì che, insomma, le cose funzionino, perché se funzionano per la città, funzionano per i commercianti, funzionano per i residenti, funzionano per i turisti, funzionano per l'impresa, quindi dopo ci sta che nel percorso ci sono anche momenti di confronto più duro, per noi fa perfettamente parte del gioco. E quindi rompere le scatole. No, ma hai anticipato la domanda, va bene.
anche io volevo chiedere se l'autosospensione poi siano disautosospesi. Questo bisogna chiedere a loro, non possiamo parlare per questa persona. No, ma infatti c'era. Sì. C'è l'impressione che ho io, da quello che ho capito, cioè, come associazione commercianti, proprio come associazione, non c'è niente di organizzato, però come commercianti, come gruppo, lavorano in sinergia, dico male. Questo è una ragionata che dovete fare quello, cioè, nel senso anche per dire, rispetto tra istituzionale, noi parliamo di noi e gli altri parlano. No, secondo me, meno o male è andata così. Dopo, ripeto, noi lavoriamo con tutti, lo facciamo davvero con grande piacere, anche quando ogni tanto ci scorniamo, lo dico in maniera proprio fuori dai termini, ma in senso positivo, è normale che sia così, quando uno lavora, quando uno o più soggetti lavorano con un obiettivo comune, ci sta che nel percorso le cose vanno anche messe insieme, ma per noi lavoriamo per questa città e secondo me abbiamo avuto i risultati che quando lo facciamo, come sabato mattina, cioè non c'è una persona che non sia contenta, e ecco qui, questo è il nostro obiettivo. Foto sotto l'albero? Così oh!